Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui oggi finalmente con Dirt 5. Signori, oggi si parte con un primissimo episodio e lo facciamo su Next Gen perché siamo su Series X e oggi partiremo con la carriera, titolo che naturalmente, come ben sapete, esce anche per PS5, per PC, per Xbox One e PS4, insomma, disponibile su tutte le piattaforme, ma io volevo provarlo in versione per le nuove console, quindi andremo a godere dei 4K a 60 frame per secondo. Sapete che c'è anche la modalità a 120 frame. Il titolo, come ben sapete, è il nuovo capitolo della serie Dirt che abbiamo imparato a conoscere negli scorsi anni. Questo nuovo capitolo ci metterà alla prova sia con una modalità carriera che è quella che andremo a vedere noi a partire da oggi, ma c'è naturalmente, come vedete, anche l'online. È possibile giocare in split screen, multiplayer locale. Naturalmente, una cosa da non sottovalutare, ragazzi, è anche la possibilità del playgrounds, perché con il playgrounds abbiamo la possibilità di andare a creare le nostre gare, le nostre piste e condividerle con gli amici. Quindi qui potrebbe scattare anche qualche sfida se create delle piste, insomma, magari in live qualcosina si potrebbe fare. Naturalmente una serie di auto a disposizione che vanno. Guardate lì quante categorie ci sono. Io vado subito nella categoria delle rally un po' più classiche. Spettacolo, signori. Avremo modo di acquistare tantissime auto, moneta permettendo, provare tantissimi. Attenzione, la 131 Abarth. Bellissimo. Allora, ragazzi, vedete quante tipologie di auto ci sono. Tra l'altro, c'è anche la possibilità di andare a creare delle livree, di andarle a personalizzare. Quindi, nell'arco dei prossimi video andremo a vedere tantissime cose. Un'altra cosa che vi dico, perché naturalmente facciamo un po' un recapino di quello che è il gioco, intanto andiamo con la carriera. Ci sono ben 10 location da andare ad esplorare, location bellissime, l'avevamo visto anche nell'anteprima, e soprattutto 70 tracciati. Io qualche prima prova l'avevo fatta e vi propongo quest'oggi, ci rifacciamo queste prime garette. Questo tracciato perché andiamo con una Volkswagen, la Touareg, possiamo anche andare, come detto, a personalizzare la nostra auto, ma lo vedremo con calma perché adesso questo è un primissimo episodio, quindi avremo modo di andare a testare il tutto. E una cosa che ci era piaciuta tanto anche dall'anteprima e che andremo a vedere adesso con il gioco completo è anche il meteo dinamico. Vi ricordate quella gara che abbiamo fatto dove c'era il cambio quella tempesta in notturna? Bellissima. Vi propongo questa gara perché? Perché era quella molto fangosa tra le prime che abbiamo fatto. Quindi subito partiamo con la nostra Volkswagen in questo circuito estremamente fangoso. Possiamo naturalmente andare a selezionare le varie visuali, però secondo me all'inizio io mi godrei un pochino la visuale esterna, prima di tutto per vedere anche gli effetti sull'auto. Il gioco naturalmente implementa anche il ray tracing, quindi avremo modo sopra. Guardate le pozzanghere come, con quale fanghiglia dettagliosa, signori. Mamma mia, mamma mia. E sono fomentatissimo per la nuova generazione. Ragazzi, sono come un bimbo che ogni volta io, da appassionato di videogiochi, signori, ogni volta che c'è il passaggio di generazione, ogni volta che abbiamo i nuovi nostri giochini, nuove console, nuovi attrezzini per giocare, è sempre qualcosa di spettacolare. Quindi sono fomentatissimo. E Dirt è uno dei primi giochi che andremo a provare per la next gen. Lo faremo con una serie appunto dedicata alla carriera e poi magari anche con il playground. Possiamo anche organizzarci per fare quella cosa delle piste condivise e testare magari qualche tracciato che potete andare a fare direttamente voi. Io, come detto, ho fatto le prime due o tre garette per vedere un pochino anche i settaggi e quant'altro, per provare il titolo. Adesso, come detto, è arrivata l'ottimizzazione per Series X, quindi partiamo con questi episodi. E una cosa che vi vado a dire, tra l'altro, è anche quella che le sensazioni rese pad alla mano sono molto, ma molto soddisfacenti, perché già il fatto della vibrazione dei grilletti aiuta e ti trasmette quello che è il terreno che stai affrontando, perché adesso siamo in una zona fangosa, poi in base anche a quello che c'è sotto le ruote, il feedback e la vibrazione del
pad è resa in modo ottimale, ad esempio in un altro circuito dove magari ci sono del pietrisco, è come se si sentono le pietrine che sbattono sulla scocca dell'auto. Poi visivamente, ragazzi, io spero che, come detto, i video sulla piattaforma su YouTube rendono molto poco. Metto questa visuale, si vedono i riflessi dinamici, gli effetti di luce, gli effetti di ombre. In questi primi giochi, in questi primi video che andremo a fare, ragazzi, naturalmente ci soffermeremo un pochino anche su quella che è l'impatto visivo, l'impatto tecnico di questa nuova generazione, come è giusto che sia. Penso che anche voi siate curiosi e siate magari fomentati anche come me per questa nuova generazione. Quindi con questi primi giochi andremo un pochino a spippolare queste cose. E per quanto riguarda questa prima gara con la Volkswagen Touareg, è andata bene, anche se ho messo a chiacchierare, e io direi di andare a vedere direttamente la prossima. Questa non l'ho fatta, avevo provato solamente queste prime tre. Vediamo quest'altra sfida con sempre la Touareg. Andiamo a vedere un pochino il nuovo tracciato, vediamo cosa ci dice il buon. È un tuono? Sbagliato! È una bestia feroce, ma non una bestia qualunque. Un leone? Un leone gigante? No, ho sbagliato ancora! Queste bestie a motore girano a benzina e terriccio. Si lanciano insieme ai gruppi di piloti attraverso come benzina e terriccio? Paesaggi naturali. Oh, stai parlando di auto, dovevo aspettarmelo. Amico, siamo pagati per parlare di questo tutto il giorno. I circuiti sono costruiti su terreni accidentati e a volte anche deserti, con una bella varietà tra pendenze e salti da superare. Tieniti forte e preparati alla fuga! Naturalmente, ragazzi, noi ci impegneremo appunto in questa carriera, dove ci sarà una storyline relativa a quella che è la nostra esperienza, perché noi praticamente siamo dei pivellini che si vogliono far strada nel mondo del fuoristrada. E naturalmente il bello arriverà anche quando andremo più avanti a sbloccare non solo tracciati, ma soprattutto alcune auto che abbiamo visto appunto nella fase iniziale. Tra l'altro, come vedete, anche per quanto riguarda i caricamenti sono piuttosto veloci. L'architettura delle nuove console permette ciò. Come detto, chiacchieriamo anche su parliamo anche di queste cose. Aspetta, vediamo un pochino dall'interno come viene resa la... Oddio, dall'interno forse faccio dei danni. Ecco, ad esempio, in questa zona dove è meno fangoso il feedback è diverso, quindi le sensazioni che ti regala Pad alla mano sono, per queste prime prove che sto facendo, molto ma molto soddisfacenti. E venendo, come detto, da una generazione passata, ci sono tante piccole cose che nel complesso vanno a cambiare quella che è l'esperienza di gioco e farti sentire appunto nella next gen. E qui next gen infangatissima, nelle cave, nelle miniere abbandonate, più cava che miniera abbandonata. E perché non credo sia... No, non mi sporta, è buon uomo. Allora, stiamo calmi. Prossima magari andiamo a vedere se c'è. Al momento di auto abbiamo questa, è una Skoda. Piano piano faremo anche economia per poter acquistare nuove auto. Qui ad esempio si è passati in una zona ancora più terricciosa con delle pietroline. Poi i vari effetti di luce sono spettacolari, eh? Guarda la polverina che si alza con il venticello. Dai, è così. Attenzione perché ci stanno un attimino sverniciando, però cerchiamo di rimanere concentrati e non perdiamo la nostra posizione. Cerchiamo di comunque vincere le gare, perché naturalmente, come detto, ci dobbiamo far notare. Vi dicevo, ci sarà la possibilità di andare ad esplorare tantissime mappe, tantissime nuove zone. Come detto, i tracciati sono ben 70, quindi oltre alla possibilità anche di poterli fare e personalizzare. Dai, signori, che anche questa ce la siamo accaparrata. Io naturalmente vi ricordo che, come detto, stiamo registrando, quindi la qualità che io vedo sicuramente non è percettibile sulla piattaforma, perché la registrazione video ha una qualità più bassa dell'originale, così come YouTube, che fa un downgrade bello pesante di quello che sono i video. Però spero che si riesca comunque ad apprezzare quella che è la resa visiva. Facciamoci un rally ride. Con cosa lo faccio? Con questo, certo.
Assolutamente sì, non è che ti puoi presentare in Africa a fare il safari con le macchinette così, ci devi andare con veicoli di un certo livello, signori, vai così. Allora, vediamo anche qui un attimino. Senti il attenzione! Madonna come decolla! Terra rossa qui in Sudafrica! Oppala! Naturalmente il gioco, io come detto, ho fatto qualche prova iniziale, ho si posso settare naturalmente gli aiuti, i controlli e quant'altro, ho messo tutto su medio e anche questa anche ha un feedback più aggressivo dal punto di vista della allora, la smettiamo di tamponare qui, non c'è tanto spazio. Guarda qui la vegetazione come è fitta. Aia, ho fitto anche il traffico, però noi cerchiamo di farci strada per quanto la pista sia un po' strettina, aspetta che. Mamma mia, c'è un'accelerazione impressionante. Senti la turbina, senti come va. Naturalmente poi ci sono i due commentatori che ci accompagneranno lungo l'arco della notte. Guarda come ci siamo insinuati, signori. Attenzione, attenzione. Guarda. Rosso di sera, bel tempo si spera, signori, guarda qui. Tramonto in Sudafrica, dai. Cioè, che spettacolo. Mi garba la scelta che hanno fatto per le location, perché sono tanto ben caratterizzate, ma soprattutto con il fatto che siano dinamiche dal punto di vista meteo, dell'orario. Rende le gare ancora più varie, cioè parti magari appunto di giorno e arrivi a finire la gara di notte guardando il tramonto. Come detto, avevamo visto anche, guarda gli effetti di luce qui dove adesso siamo arrivati nella notte vabbè, bellissimo, bellissimo. Guarda che panorama, signori. Mo' ci possiamo fermare a guardarlo perché avremo anche una gara da vincere. C'è lo stellato. Guarda, anche i fuochi d'artificio ci stanno preparando. No, ecco. Stavo guardando i fuochi d'artificio, scusate. E non si fa così. Ma uno cerca di apprezzare il panorama, il tutto. Mi perdo la pista, aia. Avremo modo di recuperare il Sudafrica. Ci siamo distratti dagli effetti dei festeggiamenti. Oh, proviamo anche la nostra Skoda. Come detto, al momento abbiamo questa. Possiamo vedere un pochino eventualmente la personalizzazione. Brevemente, poi, giusto per dare un'occhiatina nella creazione. C'è tanta roba anche qui da fare. Lo vedremo nel prossimo, nei prossimi episodi. Lo vedremo nei prossimi episodi. Al momento, però, direi di andare. No, quella la lasciamo. Partiamo con la versione base della nostra Skoda. Almeno proviamo anche un'altra auto diversa dalle altre. Perché, come vi dicevo, appunto, ogni auto ha le sue caratteristiche, sia di guidabilità, ma il tutto si ritrasmette poi sul pad. Qui siamo sulla neve, signori, quindi vai con anche una gara innevata. Così quest'oggi abbiamo visto già un po' di. Vai così. Vai, Skoda. Skoda. Eh sì, forse non mi ha lasciato il. Che fa, tampone, eh? Senti il sound. Non vedo l'ora di provare le vecchie auto da rally, che anche lì siamo messi molto ma molto bene. E come detto, in questo primo episodio ci sarebbero tante di quelle cose da dire. Ora ne abbiamo. Guarda, benissimo, ne ho dette tante, ma altrettante ne vedremo nei prossimi appuntamenti. Anche il fatto di andare a
vedere un bel po' di auto. Voi mi raccomando ragazzi, come sempre lasciate like e condividete per supportare questi video, e fatemi come sempre sapere la vostra, e restate sintonizzati perché naturalmente in questi giorni e nei prossimi arriveranno tanti tanti altri contenuti. E qui, come detto, per la carriera con Dirt 5 ci sarà tanto da vedere. Guarda la Skoda come vola, grande così. Anche qui molto ma molto evocativo quello che è l'aria che si respira durante la gara. Cioè questa situazione innevata con questo cielo un po' grigiastro, inteso chi vive nelle zone dove nevica spesso, fa sentire proprio l'aria di neve, fa quasi freschino, pensa te. Dai, è così. Comunque nettamente devastante questa Skoda rispetto agli avversari che nulla hanno potuto contro il nostro bolide. Guardalo qui, guardalo qui, attenzione, guardiamo pure davanti oltre che guardiamo qui, perché sennò tiralo, guardala. Apparentemente sta aumentando l'intensità della nevicata, siamo al secondo giro quindi c'è una buona possibilità che qua vada a finire con le catene la gara. Ci sarà, guarda come tira il freno a mano di fino. Posso? Tac, bellissimo, vai così. Guarda come solchiamo la neve con la nostra Skoda, come vola. Oppela, mo volava proprio la Skoda. Piano piano là, piano piano. Bella. Attenzione, attenzione, un po' lunghini qui. Derapaz supera 95, prima posizione per... Ah ok, lì naturalmente a sinistra adesso ce li dà un po' meno visibili, sono quelli che sono gli obiettivi della gara. Ogni gara degli obiettivi in più che se riusciamo a completare. Ben per noi, ben per noi, ultimo giro. Il cielo ormai è completamente coperto. Secondo me c'è anche più neve per terra. Si sente sia dal sound, dal feedback, voi non lo potete sentire, c'è più neve a terra. Ma è bellissima anche questa cosa. Credo sia la prima volta che mi capita che un gioco nevica, ma la neve proprio aumenta sul tracciato. Questa è la cosa che mi piace di più di questo Dirt. La dinamicità degli ambienti. Perché affrontare una gara che dal primo all'ultimo giro presenta condizioni diverse, una situazione diversa, ti fa stare più, a parte più allerta perché devi stare naturalmente attento ai cambiamenti, ma rende il tutto sia imprevedibile che bello dal punto di vista proprio del gameplay, perché vedi proprio nell'arco della gara cambiare le sensazioni di guida. Cioè il nevischio, anche adesso più neve, si sentiva sia in cuffia sia dall'audio che dal pad. Effetti di luce, bellissimo. Come detto, guarda là i coriandoli. Bene, ragazzi, come detto, in questo primo video abbiamo chiacchierato tantissimo di queste cose perché è un po' la novità, quindi è normale che adesso andremo a provare anche pian piano il titolo e a scoprire tutte le nuove tappe che ci andrà a proporre, ma soprattutto tante altre auto da testare. Io però ragazzi, per questo primissimo video direi di salutarci qui. Voi mi raccomando come sempre lasciate like e condividete, fatemi sapere la vostra, mi raccomando seguitemi, iscrivetevi al canale anche su quel tale Ale Games dove arriveranno altri gameplay. E questo periodo ragazzi è ricchissimo e finalmente possiamo provare questo nuovo Dirt 5 che già dall'anteprima mi aveva dato buone sensazioni e si stanno riconfermando nel gioco completo. Proseguiremo la nostra carriera e non solo. Noi ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da quel tale Ale.